Stasera è un po' la parola che ci aspettiamo per tutto l'anno. Crediamo che Dio, non è che dice nella Bibbia che Dio darà una parola per l'anno, ma certamente la nostra fiducia in Dio è quella di poter ascoltare per tirare le somme, ok? Io penso che quest'anno Dio ci ha ripulito di tante cose, ci ha portato a un livello di comprensione della parola, a un livello di maturità, di amore, e quindi non siamo perfetti, ma sicuramente adesso possiamo andare da qualche parte a fare qualcosa. Infatti le ultime due domeniche, chi ha ascoltato la parola, quello che Dio ci ha detto era proprio cosa era necessario sapere della parola di Dio, ok? Quindi cos'è, come funziona, come si adopera, i benefici, perché avendo capito che poi alla fine era il riassunto di un anno di predica, ma le ultime due volte, onde evitare dubbi, perché se noi non comprendiamo che la parola è Dio, e quando Dio entra dentro di noi, quando la parola entra dall'orecchio e viene dentro di noi, è come se Gesù Cristo entra dentro di noi, perché la parola è vivente, non è morta, non è una religione, la parola è Gesù Cristo. Tu puoi, quando leggi la Bibbia, sostituire la parola Gesù con la parola parola con Gesù o Bibbia, e vedi che non cambia nulla, ha lo stesso effetto, ok? Ma la parola è il cibo spirituale. Tutti siamo forti fisicamente, ma spiritualmente no. E ti dico una cosa, ogni tuo problema, di alla persona a fianco a te, ogni tuo problema ha una radice spirituale. Tutto ciò che hai parte dal problema con Dio. Tu aggiusta il tuo rapporto con Dio e tutto quanto scenderà. Lui non ha problema a guarire un tumore, lui non ha problema a scacciare un demone, lui non ha problema a farti realizzare la tua vita, a rialzare la tua attività, ad aggiustare il tuo matrimonio, a cambiare il tuo carattere. Gesù non ha problemi, amen? L'uomo ha i problemi quando non vuole ubbidire. Ecco perché quando leggi la parola di Dio, non fare il fesso, non girare la testa, non fare il bricolage. Questo mi piace, questo no. La parola, come si dice, o ti mangi sta minestra o salti dalla finestra. Con Dio è la stessa cosa, ok? Se tu provi a modificare la parola di Dio, dice in Apocalisse, gli ultimi due versetti dell'ultimo capitolo, che chi tocca una sola virgola gli capiteranno le cose scritte nella Bibbia, amen? Siccome non sono belle, allora è meglio non farle, ok? E tantomeno non cercare di convincere qualcuno raccontandogli balle. Fai come me che non vado in chiesa, fai come me che continuo a peccare, tanto Dio mi ama, vedi? Vedrai che non è così, ok? La parola è un seme che si innaffia e diventa un albero e porta frutto. In realtà ogni giorno stiamo seminando nella nostra vita quello che accadrà. Ma la parola che stasera voglio condividere, la parola che credo venga da Dio, come ogni domenica, ma stasera ho chiesto qualcosa, una visione, e mi ha dato proprio una visione, quello della terra promessa, ok? Non che la terra promessa arriverà dall'1 gennaio, ma che la terra promessa che cos'è, ok? Quindi come la si affronta, come la si riceve, come bisogna adoperarla, cosa che benefici ha, tutto questo, ok? Quindi la parola della terra promessa, vogliamo vedere innanzitutto che la terra promessa, Dio prima di tutto, prima di dartela, te ne parla, ok? Dio non farà mai cose senza avvisarti prima. Dio non ti ha mai fatto una cosa senza che ti ha avvisato. Anche quando le cose vanno male, Dio ti stava avvisando, guarda che arriva, non tirare la corda. Quindi quando le cose vanno male, tu sai che c'è un motivo, ok? I guai non arrivano all'improvviso, questa è una menzione del diavolo. I guai sono una porta lasciata aperta, perché a questo punto la malattia la manda Dio?
ma una porta è stata lasciata aperta e il diavolo viene per rubare, ok? Si può servire della malattia, si può servire di qualsiasi altra cosa, ma coloro che confidano nel Signore non saranno delusi. Genesi 15, versetto 5, vediamo che Dio, prima di dare una discendenza ad Abramo, gli ha detto cosa sarebbe accaduto. Quindi, perché vi parlo di questo? Perché tutto ciò che vai a leggere del Vangelo, della Bibbia, altro non è che quello che accadrà. Amen? Quindi non puoi dire, la gente perché va a leggere l'oroscopo? Perché si fa leggere la mano? Perché va dai cartomanti? Perché vuole sapere cosa accadrà? Ma non è Dio che dice quelle cose. Anzi, la gente viene imbrogliata perché gli raccontano quello che vogliono, ok? E quindi ci cascano e sono disposti a pagare pur di cambiare il loro futuro. Ma se non cambi il tuo cuore, se non cambi il tuo rapporto con Dio, il tuo futuro non può cambiare, ok? Genesi 15:5 dice: poi lo condusse fuori e gli disse: mira il cielo e conta le stelle, se le puoi contare. Quindi aggiunse: così sarà la tua discendenza. Dio ha detto ad Abramo: tu sarai un padre di moltitudini. E lui non aveva neanche un figlio e aveva già 75 anni, eppure gli ha detto: tu avrai una moltitudine. Un uomo di 75 anni non può avere più figli, forse qualche uomo può darsi, ma la moglie a 75 anni è sicuro che non lo può avere. Quindi il miracolo non era tanto su Abramo quanto su Sara, però gli ha detto: io ti darò un figlio. Umanamente cosa avremmo detto? Vabbè, gli troverà una giovane. Come ha pensato la moglie? Gli manderemo una più giovane, e anche se ha 75 anni, con qualche sforzo riuscirà a fare un figlio, ok? Ma questa è una risposta umana. Dio ha detto: no, io faccio le cose in regola. Il figlio che viene da me viene tra te e tua moglie e sarà il primo dei discendenti della tua vita. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il problema che noi dovremmo dire sempre: parola di Dio. Se è scritto, quando avete finito mi avvisate, le caramelle, si viene all'orario, la busta non si dà fastidio, forza, quello che riprende prendilo, venite con le buste silenziose perlomeno, quelle caramelle che, cioè, pure quella che abita l'ultimo piano qua sopra sente che stiamo mangiando le caramelle. Dall'anno nuovo lasciate fuori telefonini, caramelle, buste rumorose, ok? Non metterò l'accoglienza, metterò il servizio di polizia con metal detector che visiterà, ok? E chi viene in ritardo va in quella stanza, non viene più da questa parte. Dall'anno nuovo, ma sono buono, ve lo spiego quest'anno, le ore 19 è l'orario in cui iniziamo e un buon cristiano viene prima. Non viene alle 7:10, 7:05, 7:15, alle 7 sta già qui. Le 19 è quando la lancetta corta è sulle 7 e la lancetta lunga è su mezzanotte o mezzogiorno, come vuoi. Quelle sono le 7, quelle l'ora di noi. Non solo così rispetti gli altri, ok? Li puoi dire vengo più tardi. Tu devi venire prima, Dio. Giusto? Dì alla persona a fianco a te: è vero che ami Dio? Quindi è vero che verrai puntuale, vero? So che sei una persona meravigliosa, diglielo. Basta, 17:06. Sono buono, vero? 17:16. Sai, le cose che fanno male è meglio toglierle subito, come la malattia, i demoni, la mancanza di puntualità, la pigrizia. Tutti i demoni sono. 17:16. Qui gli dà una promessa del figlio. Quella è la moltitudine, questo è proprio il figlio. 17:16 gli dice: e io la benedirò e da lei ti darò pure su un figlio. Sì, là la benedirò ed ella diventerà nazioni, re dei popoli usciranno da te. Cioè, questo proprio gli sta dicendo: guarda che avrai un figlio tuo, ok? Quindi vede, Dio gliel'ha detto prima che lo facesse. Quindi tu hai un problema stasera, Dio ti sta dicendo attraverso la parola: io lo risolverò. Quanti hanno un problema stasera, di qualsiasi tipo?
alzate le mani. Ok? Dio cosa sta dicendo? Io risolverò il tuo problema. Tu dovresti dire amen, che vuol dire ci credo, è così, così sia, giusto? Così ha detto Abramo. O vuoi fare come ha fatto Sara? 75 anni, come faccio ad avere un figlio io? Tu forse, ma io? Così ha fatto Sara. Il dottore ha detto che è impossibile. La crisi sta aumentando. Lo spread non scende. Ho una certa età. Dio ha detto, hai un problema? Io lo risolverò. Amen. Questo vuol dire credere nella parola di Dio. Non c'è, che tu mi chiedi qualche altro modo, non esiste un altro modo. O credi nella parola di Dio o non ci credi. O ti prendi l'eredità o non la prendi. Abramo, Mosè sono annoverati tra gli uomini di fede. Perché? Non perché hanno fatto grandi cose, perché hanno creduto che Dio facesse grandi cose. Amen. Tu non devi fare grandi cose, tu non ti riprenderai i meriti, ti puoi prendere solo la colpa. Sai perché? Perché disubbidisci. Di là abbiamo la terra promessa, non la sta facendo, esiste già. E vogliamo vedere stasera cosa vuol dire entrare nella terra promessa. Forse ci siamo e non ce ne siamo accorti, forse qualcuno sta ritornando indietro dalla terra promessa, non si è accorto. Sai perché non vede di essere nella benedizione? Perché c'è da lavorare, perché non può dormire quanto vuole, perché certe cose non vuole rinunciare. Ok? Fa niente una vita da pezzente spiritualmente parlando, ma i miei vizietti li voglio, e questi ti tireranno fuori dalla terra promessa. Ma vediamo la parola che interessa a noi stasera, come tutto, ma Genesi 12:7. E dice: allora l'Eterno apparve ad Abramo e disse: io ti darò questo paese alla tua discendenza. Allora Abramo vi costruì un altare all'Eterno ed egli che gli era apparso. Vedete? Non aveva un figlio, non aveva una moltitudine, non aveva una terra promessa, ma Dio gli ha detto: io ti darò un figlio, una moltitudine, il popolo di Israele oggi c'è, ok? E ti darò la terra promessa, e sta in quel luogo. Se ha fatto così, ha fatto delle cose straordinarie. Già il fatto che tu sei qui, tu non ti rendi conto, ma Dio ha mandato suo figlio per convincerti, per essere qui. Ora non fare l'orecchio di mercante, non sputare nel piatto che Dio ha preparato per te, non continuare ad essere sordo alla voce di Dio, perché senza di Dio tu non farai nulla, la tua vita sarà una tristezza, salirai e inciamperai, lavorerai e gli altri godranno del tuo lavoro. Ma quando tu servi l'Eterno, il tuo Dio, non la chiesa evangelica, non la chiesa ortodossa, non la chiesa cattolica, quando tu servi l'Eterno il tuo Dio, il Signore del Signore, il Re del Re, tu vinci in ogni opera. Tu non vai in depressione, tu non vai in esaurimento, tu non ti ammali facilmente, perché la gloria di Dio è su di te. Tu ti accorgi quando la gente ti frega, tu sai qual è la scelta giusta nella tua vita, ma se tu non ti rivolgi a Dio, tu non saprai qual è la scelta giusta per la tua vita. La gente si butta. Sembrava buono l'affare, sembrava una brava persona. Non è perché sembra bello, ok? Non tutto ciò che è oro è luccica. Non tutto ciò che luccica è oro, ok? Quindi è importante comprendere. Anche quando parlano di Gesù, mica hai detto che è Gesù. Sai quanta gente dice io sono Gesù, Gesù là? Sai quante persone in questo momento sulla faccia della terra stanno dicendo che sono Gesù? Solo in televisione ne ho sentite 3 o 4, ma sai quante altre dicono di essere Gesù, ok? Ma la gente, anche qua vicino, quei ragazzi che dicono che vedono Gesù, cosa? Leggessero la Bibbia, leggessero i Vangeli. La gente viene presa all'amo come dei pesci, come abboccano, perché non conoscono la parola di Dio. Saprebbero riconoscere un vero Dio. Si riconosce l'albero dai frutti, quando i frutti danno gloria a Dio, non alle persone. Quando la gente è spinta a credere in Gesù, ma quando comincia a credere un po' a tutto,
è naturale che qualcosa devi mettere per dare sapore, no? Come si fa a dare la medicina amara a un bambino? Ci mette un po' di zucchero, ok? Come può fare il diavolo per allontanare la gente da un vero rapporto con Cristo? Mettendo un po' di zucchero, ma fa niente, fai quello che vuoi, l'importante alla fine tu vedrai, certo che vedrai, ma sarà troppo tardi per aggiustare. La terra promessa è un dono di Dio che oggi noi dobbiamo avere, è qualcosa che dobbiamo sperimentare oggi. Dio fa sempre sapere quello che farà dopo, ok? Il tuo futuro Dio già te lo sta rivelando, ma bisogna anche sapere una cosa, che la terra promessa, si può anche uscire dalla terra promessa attraverso il peccato. Non è che una volta che sei entrato sei sempre dentro, quando pecchi esci, ok? Non è che ti sbattono fuori, sei tu che esci, ok? Anche se tu prendi una goccia d'olio e la metti sotto e poi gli metti l'acqua, dove va a finire l'olio? Sopra. Niente può stare nel regno di Dio. Il buio non può stare dove c'è la luce. Quando arriva la luce va via il buio. Quindi se metti un buio, copre la luce, quindi una delle due va via. Lo fa sempre sapere. Efesini 3:5. Efesini 3:5 che non fu fatto conoscere nelle altre età ai figli degli uomini, come ora è stato rivelato ai santi apostoli e ai suoi profeti per mezzo dello Spirito Santo. Ora Dio fa sapere le cose attraverso i suoi profeti che hanno il suo Spirito Santo. Ma ti dico un'altra cosa, prendiamo Amos, prima di Malachia nel Vecchio Testamento, uno degli ultimi libri prima del Vecchio Testamento, Amos 3:7. Dove dice, guardate che bello questo, prendilo per te, poiché il Signore l'Eterno non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi e ai suoi profeti. Poiché il Signore l'Eterno non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti. Il profeta è un servo di Dio. Non fa nulla senza farlo sapere, senza far sapere il suo segreto, il suo segreto. L'uomo non può sapere quello che Dio dice, quello che fa, se non ha un rapporto con Dio. Come fa un profeta a parlare con Dio? Attraverso la preghiera. Quindi se un cristiano non ha un vero rapporto con Dio, come fa a sapere quello che Dio dice? Io sono convinto di quello che ho detto qua stasera, perché l'ho sentito da Dio. Quando tu entri in preghiera, sempre devi sentire. C'è gente, ah non so, speriamo. Non è speranza, tu devi sapere esattamente come funziona. Sai anche che se hai smesso e stai seguendo veramente Dio e servi veramente Dio, tu non hai dubbi su quello che succederà, amen? Anch'io ragiono così, però se so che sto zoppicando, se so che sto facendo un compromesso, se so che ho poca voglia, temo anche che la mia risposta non sia più al 100%, ma al 90%, all'80%, al 50%, ok? Quindi quando tu ti vuoi muovere nello spirito, assicurati che sei nello spirito. Come fai a saperlo? Quando odi la voce di Dio e ti racconta i suoi segreti. Qua può entrare qualsiasi persona, può avere qualsiasi pensiero nel suo cuore, ma io so che Dio me lo rivela. Niente è segreto nelle persone che vengono qua. So esattamente come stanno andando, che problemi hanno, che tendenze hanno, quale ribellione hanno, lo so, lo sento, Dio me lo fa vedere, non è che devo dirlo sempre, ma incomincia anche tu a sentire quello che ti rivela il tuo Dio.
Ma io non tanto sento. Ok, allora senti la parola di Dio, che è la stessa cosa. Quando tu leggi la parola di Dio, tu senti Dio. Non capita a caso il versetto che leggi ogni giorno, non capita a caso. Se ti parla di certe cose, perché certe cose in quel momento sono vive nella tua vita, Dio ti sta avvisando. Dio ti sta avvisando del segreto che sta per accadere. Ok? Perché? Perché sta dicendo al suo popolo, levati di qui e vai là. Perché se tu segui Dio, mai sarai veramente senza acqua. Lui provvederà. Ok? Dopo tutta una notte che ha pescato Pietro, Gesù gli ha detto, vai e getta la rete. Gesù, la notte si prende i pesci, ormai è già giorno, dove dobbiamo andare a buttare la rete? Vai, in un orario diverso, a delle persone che sono pescatori di mestiere, gli dice getta la rete, no a sinistra, sulla destra, cambia qualcosa? Tanto il pesce invece di raccogliere di qui, la raccoglievi di là. Ma lui sa. Vuoi metterti a discutere quello che Dio sa? Vuoi permetterti di dire che Dio non può? Perché ogni lacrima e ogni lamentela che si fa è un disonorare Dio. Signore, ecco perché a me non cambia. Vergogna. Non dovresti, perché uno che piange, uno che si lamenta, vuol dire che non sa chi è Gesù. Puoi piangere. Cosa stai dicendo? Signore, tu non mi stai ascoltando. Tu godi a farmi soffrire. È colpa tua questo, no? Un bambino quando piange, perché? Per far vedere che tu gli stai causando qualcosa. Invece chi ha fede, amen Signore, io so che io rimarrò fedele, che io rimango fermo, perché anche se le circostanze dicono esattamente il contrario, io so che tu sei fedele e mostrerai la tua vittoria, amen? So che è difficile, ma va fatto così, accettalo. Questa parola che non entri di qui esca di là, ma che diventi uno stile di vita. Come? Nel quotidiano, a casa tua, anche quando sei a tavola con la tua famiglia, come parli? Parli da persona che ha fede? Ah, la crisi, ah, i prezzi, ah, e poi? No, io ho fede nel Signore. Tu non hai fede nel Signore, tu racconti menzogne. Chi ti ascolta a te fuori dalla chiesa capisce esattamente il contrario. Per fede ce la farò, so che Dio è con me. Chi non ha avuto battaglie, ma io so che col mio Dio ho la via d'uscita, no? Quando il profeta gli ha detto domani a quest'ora la farina si venderà per un siclo, impossibile, gli ha detto tu non ne mangerai e la farina si venderà, e infatti il giorno dopo successe quello che successe, morì perché fu calpestato e la farina si vendette a un siclo. Quando Dio dice una cosa non c'è da temere nulla. La gente ha paura di un carabiniere, della polizia, ha paura di una persona robusta, ha paura di un ladro. Dobbiamo aver paura di Dio. Devi aver paura di Dio, ma non paura nel senso minaccia di botte, ma il timore di essere in sintonia con Lui. Quando tu hai la fede giusta, tu sai che non dovrai provare ad aprire la porta, sai che si aprirà, sai che è la chiave giusta. E questo vuol dire entrare nella terra promessa. Quando tu sai chi sei, tu sai che la terra promessa ce l'hai. La visione è importante per qualsiasi cosa si debba fare, dobbiamo sempre saperla, perché la visione è il parere di Dio, amen? Dire visione o dire parere di Dio vuol dire essere sicuri, no? Alcune cose sono specifiche. Oggi vai là, quest'anno farai quello. Un'altra cosa può essere leggendo la Bibbia, lo stesso è una profezia. Un popolo senza visione perisce, no? Perché? Perché va in una direzione sbagliata, prende decisioni sbagliate, pensa cose sbagliate, fa cose sbagliate. Ecco perché il popolo siamo noi. Se non seguiamo la visione di Dio, tu vedi, vengono in chiesa, amen, gloria a Dio, poi dopo, siccome non hanno la visione di Dio, non hanno il cuore di Dio, li vedi che il giorno dopo fanno delle cose sbagliate, prendono delle decisioni sbagliate, non pregano, non chiedono a Dio, e poi dopo un anno, due anni, non avessi fatto questo passo. No, il problema è se avessi pregato, Dio ti avrebbe rivelato il segreto. Tu non sai cosa succederà tra due anni, amen? Lui lo sa.
Lui sa quant'acqua ti deve dare per arrivare fino alla fine del deserto, perché lui provvede. Qualcuno invece, con questo atteggiamento di orgoglioso, di poter badare a se stesso, come dice in Geremia, tu invece di stare vicino al fiume di Gesù Cristo ti sei fatto una cisterna. Ah, io sono più furba, io faccio quello che voglio, non c'ho bisogno che vada in chiesa, non c'ho bisogno che vada in cellula, faccio un po' quello che voglio, basta un incontro ogni tanto, basta che pago la decima. E allora cosa sta facendo? Si è fatto un pozzo, si è fatto una cisterna, l'ha intonacata, ha messo l'acqua, avete visto? Anch'io c'ho l'acqua, voi dovete andare al fiume, ma il fiume non si secca mai, la cisterna se si crepa l'acqua la finisce ancora prima, e l'acqua stagnante puzza, porta batteri, non è mai troppo buona. Più tempo sta, peggio diventa. Ma chi vive lungo la fiume d'acqua viva vivrà in eterno. Amen. Quindi segui il Signore, rimani fedele. Non pensare di seguire la chiesa di Via Piave 116, fregatene. Segui la parola di Dio, perché questa ti risuscita dalla morte, ti apre la strada, cambia il tuo carattere, guarisce il tuo corpo. Questa è la parola di Dio. Fiumi di persone stanno arrivando, ma hanno bisogno di vedere persone veramente cambiate. Non vogliono vedere persone come quelle colonne dipinte di un colore diverso, vogliono vedere uomini e donne di fede, amen, che li accolgono, che sanno dare una soluzione, che li abbracciano, che li amano. Perché? Perché non perché li amano, perché sono grati a Dio. Ogni persona nuova che ti viene data è un dono di Dio per stimolarti e farti crescere. Ogni volta che rifiuti diventerai sempre più povero spiritualmente. Chi non aiuta gli altri sta diventando povero spiritualmente, si sta spegnendo. Per quello Dio ti manda le persone, per crescere, non per mettere pesi. Sono una benedizione aiutare gli altri. Chi non ha nessuno si spegne. Quindi avere una visione è la cosa più importante. La visione crea aspettativa. Io so qual è il progetto di Dio. Io vi sto portando questo messaggio, ma io già vedo tutto l'anno già fatto. Quindi io non mi sto scoraggiando, ma ho aspettativa. Aspetto quello che Dio mi ha fatto vedere che si realizzi. Io so che si realizzi, ok? Non dubito, non mi sposto, io lo ricevo. E questo deve essere il tuo modo di avere. C'è differenza tra la visione dell'uomo e la visione di Dio. Anch'io ho la visione, ok? Ma le visioni di Dio sono per l'eternità, sono positive, non mettono pesi, tolgono i pesi. La visione di Dio non si avvale del compromesso, non si avvale della menzogna, non va a mezze bugie. La visione di Dio vive sulla verità, amen? Perché la verità vi fa liberi. La visione di Dio viene con la sua parola. Qui ci vuole un amen. La visione di Dio viene con la sua parola. Wow, tu sai da dove ho preso la parola di oggi? Da qui. Nessuno mi può contestare, neanche il diavolo. È scritto qua. La mia visione ha qualcosa che sostiene il mondo intero. Figurati il mio progetto per la mia vita o per questo anno. È mantenuto da questa parola, è un documento legale che è stato sbattuto in faccia al diavolo e non ha nessun... Chi ha questo documento legale nella propria vita ha un documento legale anche sull'autorità del diavolo. Il diavolo fa quello che noi gli diciamo, perché noi crediamo in Gesù, perché la sua spada, la spada di Gesù è dentro di noi, ok? Ma il diavolo cerca di rubarti la spada. Come? Con la pigrizia, con il peccato, con la debolezza, con la disubbidienza, con la ribellione. Perché? Perché ti vuole tenere lontano dalla benedizione. Quest'anno c'è la terra promessa. Tu deciderai se entrarci o meno. Stasera lo deciderai. Se sei disposto, se riesci a comprendere uno, e se sei disposto a pagare il prezzo. Figli di Dio non si nasce, si diventa. Devi voler diventare un cristiano, devi voler cambiare, devi voler dire sì Signore hai ragione, io ho torto, sia fatta la tua volontà. Forse per quello che nella Chiesa Cattolica non insegnano molto il Padre Nostro, tante Ave Maria, Angeli Custodio, Requie de Eternum, come si dice queste cose qua, no? Angelo Custodio. Ma il Padre Nostro, dove si dice specificatamente e sia fatta la tua volontà come in cielo e come in terra, questo non va giù all'uomo. Ecco perché non piace il Padre Nostro, perché non vogliono fare la volontà di Dio. Vuole che Dio si abbassi a fare la volontà dell'uomo. Ma noi che abbiamo cambiato
è meglio fare la volontà di Dio, amen. Noi siamo benedetti, abbiamo una visione perché crediamo nella sua parola. Se credi nella sua parola, crederai nella sua visione. Quanti credono nella parola di Dio? Amen. Ok. Quanti hanno la visione di Dio? Mi piacciono queste cose. Io sono innamorato di queste, mi vengono spontanee. Quanti credono alla parola di Dio? 99%, 100%, pure i nuovi, quindi 100%. Quanti credono alla visione di Dio? 70%. Se tu credi nella parola, credi nella visione, perché la visione, l'atteggiamento, la fede viene dalla parola, amen? Non avere dubbi, non avere dubbi. Non costa nulla, non devi pagare un biglietto extra. È la stessa parola. Se hai deciso di seguire Dio, vuol dire che stai seguendo la visione di Dio, amen? Devi essere convinto, perché il diavolo lì ti frega. Sì o no? Non lo so, frecato. Ok? Invece quando il diavolo dice sì o no? Sì! Hai ragione. Sarai guarito? Sì! Sarò benedetto quest'anno? Sì! Sarete benedetti quest'anno? Sì! Vorrei fare un gesto al diavolo. Comprendetemi, ma inizia con la T e finisce con la O. To! Ah, al diavolo. Noi vinciamo, ok? Ma neanche lo dobbiamo sgridare, come dice, ti sgridi il diavolo, ti sgridi il Signore, non spetta a noi. Cioè neanche tuo figlio? La visione viene con la sua parola. Quanti usano la parola di Dio? Quanti usano la parola di Dio? Cioè hanno un problema, prendono la parola e cominciano a leggere il versetto. Soffri di depressione? Prendi il versetto, Filippesi 4:6, e comincia a leggere. Non essere in ansietà per alcuna cosa, ma mostra ogni tuo problema, fai una richiesta al Signore e Lui ti esaudirà. Con allegrezza, anche dice, no? Perché la prima cosa che toglie un ansioso è la gioia. Come fai a riconoscere che sono, quando ti vedo un po' in ansia, e quello ti fa, come fai a dirlo? Ecco perché quando fai la domanda, come va? Bene. No, chi sa, quel sorriso riesco a ingannarlo, ok? Perché il biglietto da visita dell'ansietà è la tristezza. Quelle persone che dicono, io vado in chiesa, Dio è con me. E tu sì, ma ti ha lasciato i chiodi e se n'è andato. Sembra che solo tu stai soffrendo. Gesù ha sofferto, ma non è che sta ancora soffrendo, è risuscitato, amen. Possiamo ricevere la guarigione e la benedizione, perché l'unico Dio, l'unico essere vivente che è risuscitato dalla morte è Gesù, amen. Quindi tu mi puoi parlare di zio Pio, zia Maria, zio Giovanni, Pasquale. Non possono competere col mio Gesù, ma io credo a Lui. Ma credi a chi vuoi, io vado dal Re del Re. Poi quando ti vedono passare, e dove vai? Dal Re. Ma non è giusto, chi l'ha detto, scusa? Se Lui mi fa entrare, se Lui mi ama, se mi ha chiamato, se mi ha fatto essere un suo sacerdote, perché non devo avere questo atteggiamento? Non è essere pagliaccio, sbruffone, è essere certo, ok? Evita quelli che dicono, e adesso preghiamo. Dell'ordine sacerdotale, no? Eccetera, eccetera. Dio è gioia. Gesù parlava ai bambini. Se tu gli parli a un bambino, senti bambino, guardami negli occhi, io sono il tuo Dio. La prima cosa che fa, c'è il bambino quando lo guardi, fai, piange. Se gli parli così, scappa. Ok? Quindi è da comprendere che il nostro Dio è un Dio di gioia, ok? Poi c'è da piangere quando c'è da pagare un prezzo, ma una volta che l'hai pagato sorridi, no? Quante mamme ci sono qua? Quante sono gioiose dei loro figli? Quante sono gioiose dei loro mariti? Sparite. Non è vero, per chi guarda, siccome la telecamera è di qua e non di là. Quanti vorrebbero ancora portare il dolore del parto?
poche. Perché? Perché è bello avere un figlio, ma il parto è parto, ok? È un dolore, ok? E quindi ci sono delle volte che bisogna sacrificarsi, e vedremo che per entrare nella terra promessa c'è un sacrificio da fare. Chi pensa di venire in chiesa, di pagare l'offerta, di farsi anche una risata con me, ben venga, ma non far ridere il diavolo quando poi non vieni più, quando ti intiepidisci, quando fai compromesso. Sii fedele fino alla fine. Prendi un impegno. In questa società perché stiamo fallendo? Perché non c'è gente seria, perché non prende gli impegni seriamente, dove ognuno cura soltanto il suo giardino, ok? E se possono mettere, stanno facendo un po' come quando si gioca, non ho mai giocato ma penso di aver capito, alla roulette, no? Quella del casinò, che quando ho il bianco, o il rosso o il nero, allora uno punta un po' al rosso, un po' al nero, chissà che male che vada da qualcosa prende, capito? Però se metti la stessa somma non vinci niente, però ecco. E così fa la gente, no, vengo in chiesa poi lascio, ma non crescono mai. Queste persone vivranno in chiesa, moriranno in chiesa, ma mai entreranno nel regno dei cieli, perché non stanno sbocciando, non c'è un profumo, non c'è una reazione, non c'è una gioia, c'è tristezza, c'è angoscia. Non è così Gesù, amen? Il nostro Gesù è un Gesù di amore, è un Gesù di guarigione, di liberazione, non è solamente un bel canto, è proprio qualcosa che nasce da dentro. Quando lo Spirito Santo si può muovere nella nostra vita. Sapete, quando Dio le ha detto, adesso l'ha messo davanti, ha detto questa è la terra promessa, dovete fare questo tragitto. Noi sappiamo tutti che un tragitto di 15-20 giorni ci hanno messo 40 anni. Come mai? Perché non andavano nella direzione giusta. Oggi, mentre leggevo e parlavo della terra promessa, ho detto, ma scusa signore, ma perché le spie? Chi mi sa dire perché ci sono dovute essere le spie? C'è la parola Dio, spie, mi calzava male, come un calzino con le spine, quando le vai a mettere dentro, perché mi devo mettere il calzino? Faccio meno. Quindi associare Dio che mandava le spie. Leggete, Dio che manda le spie, non è Dio che manda le spie, se non l'avreste detto, sono gli uomini che hanno scelto le spie, non è Dio, ok? Quindi tutti quelli che anch'io ho pensato, perché si legge così e dai per scontato, ma in realtà gli uomini che non hanno creduto nella visione, che non hanno creduto nella parola, trovano qualcosa che è contro la volontà di Dio. Ma sai, sì, è giusto, però mandiamo prima qualcuno a vedere. Se fossero andati, una volta che erano dentro, non avevano bisogno di tornare indietro. Quindi quelle spie sono state una cosa che Dio non ha voluto e li ha fatti ritornare tutti indietro. Prova a pensare, se invece di mandare 12 persone sarebbe andato tutto il popolo, sarebbero poi tornati indietro? Sarebbero restati, ok? Si sarebbero fatti forza. Vedete, quando noi decidiamo, e questa è una rivelazione mia personale di oggi, quando l'ho letta oggi piangevo, sapevo la parola, per questo è bello Dio, il segreto di Dio viene rivelato ai suoi servi. Quindi quando vai a leggere la Bibbia aspettati rivelazione. Se tu sai che la parola la devi dare a qualcuno, non sarà mai una lettura quotidiana, sarà unzione per qualcuno, amen? Io ne ho di più, sai perché? Perché ho di più da dare. Se tu hai qualcuno, quando leggerai, la parola che leggi moltiplicherà verso qualcuno. Dio ha bisogno di persone che ascoltano e danno le informazioni di Dio. Tu non devi più vivere per te, smetti di pensare alla casa, smetti di pensare alla salute, smetti di pensare al lavoro, smetti di pensare, servi il Signore Dio tuo e l'unzione scenderà su di te.
Non dovrai neanche chiedere le cose ti verranno a cercare. Credi questo. Invece ogni volta che tu fai qualcosa per anticipare l'intervento di Dio, stai mandando delle spie e quelle spie ti stanno facendo morire là dentro. Se sarebbero entrati tutti insieme, non sarebbero tornati indietro. Hanno fallito perché anche se sono andati, ha detto vabbè, assaggiamo un pochettino. Tutte le persone che prendono poco seriamente la chiamata di Dio, che dicono amen, sì Signore, voglio battezzarmi, voglio prepararmi, voglio servire Signore, ma in realtà stanno solamente, sai che fa? Vanno avanti sapendo già nella loro mente che non vogliono pagare il prezzo. Ebbene, dopo 40 anni, a uno, sono morti tutti. E magari dopo il primo anno, ma Signore, ci avevi portato davanti alla terra promessa, dovevo avere il lavoro, dovevo avere la salute, dovevo avere la moltiplicazione, dovevo avere la grazia, dovevo avere la moltiplicazione. Perché? E fai un altro giro nel deserto. Secondo anno, passi vicino alla zona dove eri passato un anno prima. Signore, la terra promessa, secondo anno. E così, terzo anno. Dopo 10 anni, ancora più stanco, più bruciato dal sole, più, no? Che cosa è successo? Che passava in questo deserto e quando passavano vicino a dove un confine c'era la terra promessa, Dio li riportava al centro. Ma perché si sono lamentati dell'acqua, si sono lamentati del cibo? Si sono lamentati di Mosè, si sono lamentati di tutto. Ma è normale, quando tu hai dubitato della parola chiave, ecco perché abbiamo detto queste due domeniche, esaminate, ascoltate bene la parola perché sarà preparatoria alla visione dell'anno, sarà preparatoria al tuo futuro. Stasera tu decidi il tuo futuro. E devi essere sincero con te stesso. Vuoi cambiare vita o vuoi ancora, o pensi ancora, vabbè, se quest'anno non ho dato nulla, quest'anno toglierò un 10% del mio tempo. Non servi. Devi decidere di morire, devi decidere di cambiare vita, devi decidere di investire. Vuoi avere un futuro? Investi il tuo futuro nel Signore. In quelle poche ore che puoi dare alla settimana, sii qui, puntuale, presente. Fatti un giorno di meno di ferie e dalle al Signore. Prenditi un giorno di ferie e vieni a servire il Signore. Ma non andrò in ferie, avrai servito Dio e vedrai che un giorno quelle ferie saranno moltiplicate. Ma non pensare che da un giorno ne voglio 10. Amen. Io sono gasato da questa parola oggi. Io vedo il mio futuro delineato. Io vedo l'unzione di Dio. Io vedo la gloria di Dio, io vedo già moltitudini di miracoli, di persone, vedo la costruzione della Chiesa. Non è cambiato nulla, ma solo perché stasera la parola è dentro di me, io già so di avere quelle cose, amen? Devi averle anche tu. Non guardare a te stesso, paga il prezzo. Esci dalla tomba, esci dalle tenebre, spezza le catene. Forse sei stato risuscitato dalla morte quando ti hanno parlato, ma sei ancora legato dalle bende della vecchia vita. Forse saranno di Giorgio Armani, di Cavalli, di Ferreri, di quello che vuoi, ma sono bende che ti legano, devi liberartene. Alzati, cammina, esci fuori. Non permettere che nessuna benda, né emotiva, né fisica, né spirituale, ti leghi. Non permettere, il diavolo si serve. Dove sei debole? Su quello? Il diavolo viene là, continuerà a pungerti là, ti metterà paura là. Perché non ti sei mosso? Perché hai paura di quella cosa e il diavolo si insinuerà sempre dicendo passa il tempo, non ce la fai, non vali niente, e lì continuerà a battere il chiodo. E tu, se hai perso per 10 anni, perché dovresti vincere dopo l'11esimo? Ma se tu stasera accetti la parola, tu vinci dopo dieci anni e un giorno. Ok? Tu puoi dire da stasera al diavolo, adesso basta. Ti ho permesso di vincere perché non ho creduto, perché ho mandato, vado a vedere, chissà funziona stasera l'incontro, chissà Dio mi dà qualcosa, faccio quest'altro po', però Signore, una volta ero così stupido
Puoi ridere, non c'è problema. Che facevo delle scommesse, sai quelle cose di superstizione, no? Arrivo là, se la porta aperta funzionerà, quella cosa che mi aspettavo, chiusa, porca miseria. E mi andavo inguaiando, perché tu sai che se pensi così, ricevi così. Quando l'ho scoperto ho detto, ho aperto e chiuso è mia. Ho cambiato letteralmente. Io ero militare, ho fatto più incidenti io che 10 autisti sbranati ubriachi. E io ero da solo, ne ho fatti più di loro. Perché? Siccome la macchina mi serviva, temevo sempre di fare incidenti, di andare a sbattere, di uscire. Sono uscito 2 volte fuori strada e mi sono capottato, ho fuso un motore, ho fatto 2 incidenti. Cioè in un anno cosa non ho fatto? Ed era una 127 diesel, figurati che se era qualche cosa avrei spianato le montagne del Gargano, che andava a militare. Ma quest'ora c'era la strada dritta. Perché temevo quelle cose e puntualmente mi sono sfasciato. Non mi sono mai fatto male, ma ho perso un sacco di soldi, di sonno, di tutte le licenze giocate per recuperare i fastidi. Cos'è che non ho inventato per andare? Persino con l'asino sono andato in montagna, in caserma. Perché? Perché temevo. Quello che pensavo, quello ricevevo. Poi Dio mi ha parlato. Pensi così, ricevi così. Allora quando mi veniva il dubbio, dicevo, nel nome di Gesù Cristo non accadrà. E da quel momento neanche gli angeli salgono ancora in macchina con me perché non hanno fiducia, ma non succede nulla. Mi viaggiano a fianco, ma non li vedo, io vado a 200 e quelli sono vicini, fai piano, cioè, tu rimani là, ma non salgo, rimani lì, non ti preoccupare, avvisami se c'è qualcosa. Io c'ho Tom Tom con le ali, capito? Non fate questa cosa, è peccato, non si fa. Anche se Dio chiama una persona, la visione non è per una sola persona, infatti non è solo per me, ma è per tutti noi. Quello che ti sto dicendo non è solo per me, ma è per tutti noi. Quindi quest'anno sarà un anno di espansione, di conquista e di moltiplicazione. Sopra ogni fronte, un anno di espansione, di conquista e di moltiplicazione. Ok? Questa è la chiamata per coloro che stasera inizieranno a essere veramente persone nate di nuovo, veramente, con la N e la V di nuovo maiuscola, ok? Tutto maiuscolo, scrivete, nato di nuovo tutto maiuscolo. Alla base di ogni cosa c'è una scelta, seguire Dio o seguire il mondo. La visione non è obbligatoria, devi scegliere, vuoi la visione? Quindi o scegli o rifiuti, o segui Dio o segui il mondo, questa è la realtà. Io vi amo tutti, vorrei che tutti siete partecipi e vi pregherò che siate partecipi, ma capisci bene che Dio sta moltiplicando chi vuole essere moltiplicato. Gesù parlò ai discepoli e ha detto seguitemi, diede una visione, cosa gli ha detto? Vi farò pescatori di uomini, non li ha presi in giro. Sai, se vieni in questa chiesa, vieni quando vuoi, fai quello che vuoi, vabbè, piano piano smetti. No, vieni qua, ascolta la parola, metti in pratica e vedrai la gloria di Dio. Amen? Questo è quello che la gente deve sapere, così parlava Gesù. Noi possiamo fare belle canzoni moderne, possiamo ridere, ma il messaggio non deve cambiare mai, perché la guarigione, la liberazione sono cose serie, ok? Come la salvezza eterna. Farete le stesse cose che io ho fatto, le farete anche voi. Che cos'è questa? Che cos'è questa? Da dove viene la promessa? E questa parola cosa crea? Visione. Quindi è una visione che viene dalla parola. Ma leggendo la parola cosa succede? Ricevi? Due cose sto dicendo. Le sto leggendo prima da un lato e poi dall'altro. Ma non cambia. Perché mi perdete? Vado troppo veloce? Ripetiamo. Ci siete? A me gli occhi? La parola di Dio crea la visione. Ma la visione? No? Bocciata, prossimo anno. Viene dall'ascolto della parola di Dio. Questo è l'andata e ritorno. L'esempio. Gesù prende i discepoli e dice, chi crede in me? La domanda, chi crede in me? Credete in Gesù? Farete le stesse cose che lui ha fatto.
Cosa avete ascoltato? Cosa sta creando? Ok. Quindi dopo la visione cosa bisogna fare? Agire. Ma puoi andare a pregare perché qualcuno guarisca se non hai la visione? Capito dove sta il segreto? Non lo dite a nessuno. Se tu credi nella parola di Dio, tu vai a leggere Giovanni 14, chi crede in me farà le stesse cose che ho fatto. Lasciamo la seconda perché è troppo grande, forse magari vi si mette sullo stomaco, cioè che ne farà di più grandi, va bene, però lasciamo almeno, accontentiamoci di fare quello che fa Gesù, amen? Chi crede in me farà anche egli le cose che io faccio. Cosa faceva Gesù? Liberava, guariva, predicava. Quindi chi crede in Gesù? Alzate la mano, voglio vedere, ok. Quanti fanno le cose che fa Gesù? Vabbè, quanti credono in Gesù? Quanti fanno le cose che fa Gesù? Ok, sono sicuro che per fede le avete alzate tutti, amen? Gesù, non guardare stasera. Te li preparo, ma alzeranno anche loro la mano, tranquillo. Riprendiamo. Se tu credi, tu fai le stesse cose di Gesù. Non puoi dire sono sicuro perché non sei andato ad esercitarle, ma la visione è la volontà di Dio. Come fai a saperlo che la visione è la parola di Dio, è la volontà di Dio? Dalla parola di Dio. Quindi non hai bisogno che te lo dica io. Se tu leggi veramente la parola di Dio, tu ricevi la visione di Dio e hai l'autorità di Dio per fare la cosa, amen? Quindi agire, credere dopo aver sentito. La fede è basata sul ascoltare, credere e agire. La visione ti dà il là per agire. Se qualcuno ti dice, ma chi ti dice, chi ti dà l'autorità di parlarmi, di liberarmi o di guarirmi? Anche se tu vai da una persona... Ve l'ho detto la volta scorsa, vidi un mese fa più o meno alla televisione il prete esorciccio che stava lì facendo la preghiera di esorcismo alle persone. Ascoltate, dove sta? Ascoltatemi tutti. Non è possibile che tu mi parli della potenza di Dio, ti viene un indemoniato e tu che sei l'esorcista, quindi delegato di chissà da che cosa, e tu stai a fare una lotta con un demone, esci, e quello au, no? Quando Gesù ha detto taci ed esci nel nome di Gesù, quattro persone a tenerlo fermo. L'unico esempio nella Bibbia dove venivano legati o tenuti fermi erano fatto da persone che non credevano in Gesù. Chi non credeva in Gesù legava l'indemoniato del cimitero con ceppi e catene e le spezzava pure. Sette fratelli hanno preso tante di quelle mazzate, botte, per chi non capisce l'inglese, da quei fratelli perché aveva un demone, una moltitudine. Ma quando andava Paolo, Pietro, quando andava Gesù, quando vai tu per fede, non hai bisogno di tenerlo. Se lo tieni fisicamente, vuol dire che non hai funzione, potenza spiritualmente. Chiaro? Non devi aver paura. Ci sono i demoni. Ci sono malattie che sono la presenza chiara di un demone. Forse qualcuno non guarirà mai fin quando non smetterà di peccare, perché un demone sta legando il tuo corpo, la tua cellula, il tuo sistema linfatico, quello che vuoi. Il demone non prende solo la colonna vertebrale, ok? Prende la mente, prende gli organi, infetta il sangue, tutto quello che vuoi. Ma quando c'è la potenza di Dio, lui se ne va. Se ne deve andare. Se non se ne va, fate una domanda e date una risposta. Non c'è potenza, stai vivendo nel peccato, non credi. Dio, andiamo a vedere nella terra promessa, bello, grandi grappoli, ma certi giganti sono entrati così, andiamo a vedere come hanno visto i giganti. Zitto, zitto, non fa rumore, non calpestare il rametto, che se si gira il gigante, quello è successo. Terra promessa.
La terra promessa è il tuo stile di vita futuro. Non pensare che troverò un ambiente nuovo, la chiesa nuova. No, sarà la tua mente nuova la terra promessa. Sarà un cuore nuovo la terra promessa. Sarà l'unzione che sarà come un profumo nella tua vita la terra promessa. Chiaro? Devi voler cambiare. Io so che qualcuno sta andando già nel panico. Mi devo impegnare, non dovrò andare lì, dovrò rinunciare a delle ore di lavoro, a delle ore in palestra, dovrò studiare magari in un orario diverso. Sì, se servi il Signore devi dimostrare che Lui è più importante di quello, perché altrimenti fai quello che vuoi, ma non venire a piangere al Signore e non pregare che, e non pensare che con due preghierine, con la scopetta, quelle piccoline, vuoi togliere una montagna di polvere. Ci vuole potenza, e la potenza viene dal sacrificio. Dio non improvvisa, Dio ha già preparato ogni cosa. Sarete miei testimoni. Andarono in 12, ma solo 2 credettero. Infatti, hanno comunque dovuto pagare un prezzo. Sono stati 40 anni nel deserto per colpa di altri. Come dire, loro potevano anche andare da soli nella terra promessa, no? Dio li avrebbe aiutati, giusto? In fondo non sono entrati da soli? Non sono gli unici che sono andati avanti da soli? Quindi non ti spaventare se gli altri non vengono con te. Decidi di andare. Non fare come quelli, ma sai mia moglie, ma sai i bambini, ma sai il lavoro. Così hanno fatto. Ma lì ci sono i giganti. Ma se questo vuol dire, se l'uva era grossa così, immagina le olive, quelli che stanno andando in campagna, mo, no? Che è dura la giornata alle olive. Le olive erano come gli aranci, no? Quindi quando cadevano le olive, erano pesanti. Una cassetta di olive era pesante. Se l'uva erano in 2 persone, scusa, no? È così o no? Quindi era tutto abbondante. La terra promessa è fonte di benedizione, non è fonte di maledizione. Ma non puoi pensare di entrare nel regno di Dio, servirti della potenza di Dio, vivendo alla maniera umana, con vincoli, legami, preoccupazioni o pensieri del mondo. La terra promessa funziona con la mente, il cuore, lo spirito di Dio, secondo la parola di Dio, ci entrano le persone che vogliono servire Dio. Dall'altra parte rimangono le persone che simpatizzano. Magari vediamo più avanti, ok? Queste non sono persone che hanno il regno di Dio. Ma il battesimo che avete fatto, questo era il vero significato. Molta gente si è battezzata, ma poi è tornata molto, ma molto indietro. Ok? Perché? Perché si è battezzata, ma realmente non aveva il desiderio di entrare nella terra promessa. Non voleva, quando ha visto che c'era da pagare un prezzo, da combattere, ha detto no, io torno indietro. Ed ecco che si sono spenti, si sono raffreddati, ma allo stesso tempo hanno perso la potenza di Dio. Tu pensi che la tua unzione sarà pari a uno che viene sempre con cuore sincero in chiesa? Ma tu pensi di avere l'autorità su un demone pari a una persona che è disposta a pagare il prezzo? Ma tu pensi che la tua vita non verrà rovinata dagli attacchi del diavolo pensando di vivere solo con un 10% di sacrificio? Se tu dai 10%, Dio non ti può dare il 100%. Parlo adesso di risposta a Dio, non di soldi, ok? Non sto parlando di decima. Prepararsi per quello che ti aspetti. Come ti prepari per il viaggio se sai che devi andare lontano? Quanti partono ogni tanto? Quanti preparano la valigia? Cosa li metti nella valigia? No? Devi sapere dove vai, devi sapere cosa ti serve, giusto? Quindi capire bene chi è il Signore ti farà capire anche cosa sarà la terra promessa. In fondo io non ti dovrei aver detto niente di nuovo stasera, a parte qualche rivelazione, giusto? Perché il regno di Dio sappiamo che cos'è e come ci si entra. Ma vogliamo essere certi. Dio accetta anche la nostra debolezza, l'incredulità. Per questo ha lasciato che andassero a vedere. Ma poi
la verità era che le persone che sono andate a vedere, la loro incredulità non è andata via, hanno continuato ad essere increduli di quello che avevano visto. Prima non hanno creduto a quello che Dio ha detto, poi quando hanno visto non hanno creduto in quello che hanno visto. E più, sapete una cosa, più passa il tempo e più perdi quello che Dio ti ha promesso di fare. Non puoi pensare, perché loro dovevano ancora entrare, no? Figurati se dovevano arrivare agli estremi della terra promessa, spostarsi, scegliere dei posti, costruire città. Quello sarebbe avvenuto dopo. Vi do un consiglio che ho imparato sulle mie spalle. Quando Dio viene a un incontro, o una domenica c'è una parola particolare, tu vieni colpito e ti stai scrivendo quello che Dio dice, torna a casa, trascrivilo, mettilo in chiaro, metti un titolo, perché quella parola ti servirà per la vita. E se lo lasci lì dicendo poi lo vado a fare, quando vai a leggere gli appunti non suonano più come quelli di quel giorno, non hanno più la stessa, è come, non è un suono, è come un profumo che poi svanisce, perché quella parola non è per tutta la vita, è per un tempo. Dio ogni giorno ci darà pane fresco, capito? Quindi se tu quel pane, ah bellissimo, ho fatto una scorta di benedizione, lo metti lì e poi pensi di andarlo a trovare, vai là e lo trovi secco. Mi piaceva di più quella parola quella volta, come mai non? Perché Dio già te ne sta dicendo un'altra, quella parola era per quel periodo. Quindi cosa hai fatto? L'hai trascurato quel periodo. Dio ti ha detto di cambiare quella volta, ti ha detto di crescere, ti ha detto di andare avanti. Oggi ti avrebbe portato un'altra parte, ma tu in realtà sei stato trovato mancante, sei debole, non hai forza, perché il cibo che ti aveva dato la volta scorsa oggi doveva darti energia. Quindi può essere che oggi sei debole perché la parola che ti aveva dato la volta scorsa non l'hai valutata bene? Sì, ti è piaciuta ma l'hai messa lì? È così, credimi, funziona così. Io ho fatto in tempo a recuperare tutto il materiale, tutti gli appunti del Brasile. Mi sono reso conto che sto preparando da settimane, che se l'avessi fatto subito appena tornato sarebbe stato molto più facile, perché tante cose suonavano ancora. Adesso devo solo leggerle. Quindi immagina cosa vuol dire. Ecco perché ti parlo di esperienza, so cosa che dico. E quindi se tu devi seguire un'orma, sappi che funziona così, non far raffreddare. Chi ha provato la gloria di Dio? Chi ha provato la potenza di Dio? Chi crede a Dio? Ok, chiudo bene adesso. Chi servirà a Dio? Amen. Siete seduti ancora? Chi ubbidirà a Dio? Fotografati. Qualcuno mi aspettavo che non alzasse la mano. Se già. Non fai un dispetto a me. Questo è il discorso. Chi ubbidirà? L'hai dimostrato finora chi è ubbidito. Quindi o stasera ti si aprono gli occhi, ti si illumina la mente, ricevi la rivelazione, recuperi la vista di Bartimeo. Eh? Vieni liberato dai demoni di moltitudine e vedi la terra promessa, oppure di nuovo dubiterai e disubbiderai alla parola di Dio. Stasera tu devi decidere, entrerai nella terra promessa? Onorerai il tuo Dio? Perché queste persone verranno a fare l'incontro con me se venerdì e sabato, e saranno persone che serviranno Dio dando il meglio della loro vita. Ok? Quindi questa parola, insieme alle due delle due domeniche scorse, sta preparando un setaccio, ma non per scartare, per prendere chi è pronto. Chi non è pronto, quando saranno gli altri, non lo so, ma ora io so che Dio mi sta mettendo a fianco delle persone straordinarie che sono disposte a pagare il prezzo, che non si tireranno indietro, che vogliono dimostrare che amano Dio, che vogliono sfruttare tutta la potenza di Dio, che non guarderanno dietro come ha fatto la moglie di Lot, che crederanno nell'unzione, confideranno nell'unzione, che sono pronti a vedere insieme a me la gloria di Dio.
perché Dio ha detto tutto ciò che calpesterai avrai. La visione, Giuseppe ha avuto la visione delle stelle, dei sacchi, sono passati anni, ma ha realizzato, no? Sara, gli è stato detto che avrà avuto dei figli e li ha avuti. La visione di Dio è la chiamata di Dio. Non devi servire, essere salvato, ma perché sei salvato. Quindi quello che verrai a fare venerdì e sabato non è perché migliorerai la tua vita, ma perché sai di essere migliorato, sai di essere salvato e quindi vorrai partecipare a questa cosa. La visione di Dio non giovò a nulla a tutte le altre persone, perché non fu associata alla fede e all'ubbidienza. Le persone che non credettero furono tagliati fuori. Giuda, e finisco, Giuda era uno dei dodici, era a fianco a Gesù, aveva la stessa visione di Gesù, ha visto Gesù, l'ha sentito predicare, ma alla fine non ha creduto in Gesù. Il giovane ricco faceva tutto, andava in chiesa, pagava la decima, onorava i genitori, meglio di tanti di noi, ma quando Dio gli ha detto lascia tutto e seguimi, ha detto no, c'ho da fare, sono stanco, poi un conto è dare il 10, ma l'11 già, con gli interessi di oggi, capisci bene che ha perso, lui poteva essere uno degli apostoli, ma è stato chiaro, ha detto io non posso dare tutto. La visione di Dio è tutto per chi lascia. Se tu farai questo, io ti dico e te lo firmo sulla carta che tu quest'anno vedrai la vita essere stravolta dall'unzione di Dio, dalla gloria di Dio. Tu vedrai moltitudini, tu diventerai entro quest'anno un capocellula di centinaia di persone, se non di migliaia. Io sono convinto, ma non è per tutti, solo per quelli che stanno comprendendo la profondità della parola di stasera. Questa è la parola di quest'anno, giusto? Dio sta chiamando il suo popolo perché vuole salvare questa nazione, questo paese. E lo fa con persone come noi. Non pensare che gli altri, chi ti viene in mente che sta facendo grandi cose per Dio? Ebbene, lui è partito come te, seduto dalla sedia. Io vedo che molti vanno su computer e vedono Joyce Meyer, no? Ma è una donna che è stata abusata per 30 anni, 40 anni. Negli ultimi 15 anni ha cambiato la vita. Era arrabbiata con il mondo, abusata, maltrattata. Eppure adesso è un modello che parla, non ha una chiesa, però parla, aiuta tante persone. Ma ci sono tante altre testimonianze di persone che grandi pastori in Africa, bambini che avevano la pancia gonfia, che sono stati salvati con il cibo umanitario, e adesso sono predicatori di milioni di persone in Africa, ed erano persone peggio di noi, più ignoranti di noi. Perché non credi che Dio vuole usarti per qualcosa di straordinario? Perché non ti alzi e cominci a reclamare la tua vita? Non pensare di arrivare alla pensione, perché forse non ci arriverai se pensi così. Non pensare, non ti preoccupare delle cose da pagare, vivi il giorno di oggi per la gloria di Dio, vivi dando gloria a Dio, vivi cacciando fuori dalla tua mente, dal tuo corpo, ogni tristezza, ogni preoccupazione. Non ti dividere con la vecchia vita, è quello che Dio ti sta dicendo stasera. Dio ti ha chiamato ad essere la luce, non le tenebre. Dio ti ha chiamato a gioire, a investire la tua vita nel regno di Dio. Cosa vuoi fare? Ah, ma io pensavo qui. No, non c'è niente, non ci può essere il tuo futuro matrimonio, non ci può essere il tuo futuro lavoro, la tua futura casa, non ci può essere niente di tutto questo che ti potrà dare gioia, anzi queste cose ti costeranno fatica. Alcune volte dovrei dire: Signore, era meglio che non lo facevo, perché adesso volevo stare lì e non posso andare. Hai dei figli? Meravigliosi, ma quando hai figli devi pagare prezzi ancora più alti. Perché se prima venivi da solo e poi viene tuo marito e tua moglie e dice non vuole che vieni, però io mo volevo andare, per colpa sua non vado, e già è un peso. Poi arrivano i figli e i bambini hanno queste esigenze e mia moglie dice che lo devo tenere io e il lavoro, il titolare mi sta chiedendo di stare 2 ore. Piano piano non ti accorgi, ma ti sta soffocando, ti sta togliendo la linfa.
C'è un versetto che dice nella Bibbia: cercate Dio quando si può trovare. Ora, se non sei ancora così impegnato su tanti fronti, ti do un consiglio: impegnati per Dio, perché lì si formerà la tua fede. Io posso dire una cosa: la mia fede si è formata fino a 25 anni. L'impronta della mia spiritualità è quando ho pagato per andare in conferenze, ho cominciato a pregare, ho cominciato a mettere in pratica, quando è cominciata arrivata la vita del lavoro, del matrimonio, ho dovuto adattare la mia spiritualità, ho dovuto fare grandi sacrifici, ho dovuto ritagliarmi dei tempi, la mattina, la sera, il pomeriggio, ho dovuto dire no ad aprire studi, a investire in altre attività, perché andavo dal mio Dio e nel suo segreto dicevo: Signore, devo fare questa attività, mi potrebbe far stare meglio, avere più tempo. No, non lo capivo perché diceva no, perché secondo la mia intelligenza, la mia capacità, certi lavori mi avrebbero reso milionario, ma Dio ha detto no. E oggi ognuno di voi è il mio lascia passare per il regno di Dio. Potevo avere tanti soldi, ma se non avevo neanche uno di voi, io potevo rimanere fuori dalla porta del regno di Dio. Dimmi tu, cos'è più importante? Rinuncia per il Signore, investi nel Signore. Gente che si ammazza di lavoro per fare 10 giorni di ferie, gente che si ammazza di lavoro per comprare delle cose che non si gusterà mai. Ma la gioia che ti dà un solo convertito, la gioia che ti dà la testimonianza di una persona guarita e liberata dai demoni, non c'ha prezzo, non c'è prezzo. Quello che Dio ti può dare è la cosa meravigliosa. Sapere che tu hai l'unzione per salvare la tua famiglia? Come vuoi che ti ricordano in questa città? Come vuoi che ti ricordano in questa città? Quando parlano di te, cosa dicono di te? Simpatica, allegra, spensierata, brava persona? O qualcuno che è testimone di Dio? C'è qualcuno che può ringraziarti perché gli hai presentato Dio? Questo è quello che devi chiedere. Tu puoi avere tutto l'oro del mondo, ma se non hai Dio vai all'inferno. Tu puoi venire qui dentro, ascoltare i messaggi più belli o andare in un'altra parte ancora migliore dei miei, ma se non decidi di entrare nella terra promessa, tu non gusterai nulla. Dio è Dio. È come qualcuno che devi amare, è come qualcuno che vuoi sposare. Quando tu ami così tanto Dio, tu vuoi rinunciare ad altre cose. Forse fai tanti sacrifici per avere delle cose e Dio ti sta dicendo stasera: smetti. Se tu passassi un po' più tempo al giorno in preghiera e ascoltassi veramente Dio, lì dove ci sono dei problemi, Dio ti direbbe cosa fare. E non tra un mese, ti dice già cosa deve fare. Ma se tu rimandi quello che Dio ti sta dicendo oggi, domani, tra 2 mesi, la cosa sarà più difficile. Come farai a dire alla persona che hai parlato fino adesso: no, oggi stop? Ti sei così complicato la vita perché non hai accettato la volontà di Dio. Vuoi che sia un datore di lavoro, un familiare, un vicino di casa? Non hai voluto mettere i paletti nella tua vita? Adesso come spieghi a quella persona che vuoi cambiare? Ma la realtà, sai cos'è? Che da quando conosci Gesù, quella cosa non l'hai mai mostrata. E diventa difficile. Io so di persone che gli amici neanche sanno che sono evangelici. Ma come, perché non hai parlato così l'altra volta? Ma perché non ci hai spiegato questa volta? Perché non sono testimoni, perché? E io perché sottolineo queste cose? Perché per entrare nella terra promessa c'è bisogno di rinunciare. Se tu solo dubiti un po', non entri nella terra promessa. Le 12 spie
non ci dovevano essere. Non devi dire a Dio adesso provo, no, rimani qua, capisci? Hai bisogno di Dio? Hai capito chi è veramente Dio? Credi che Dio possa fare qualcosa per te? Bene, allora vieni qua e cambia. Io non so chi ha cominciato a dare un'idea, fai un po' piano, vedi se puoi, poi decidiamo. Ah bello, se il tuo carattere non cambia, con l'amore di Dio, con lo Spirito Santo, con la luce della parola, tu non vuoi cambiare. Ritornando a quella persona che doveva essere liberata dal prete esorcista, perché non si liberava? Dice, sono 3 mesi, 6 mesi che andava là. Ogni settimana giù, botte, grida, 6 mesi perché c'è un demone. Ma se quella muore il giorno dopo, se ne va all'inferno. Dove sta sta regola? Non esiste. Il demone mai se ne andrà. La malattia mai se ne andrà fin quando non decidi veramente di cambiare. C'è gente che vuole essere guarita, va trovando il miracolo, ma non vuole cambiare. E se quella malattia è un demone? Se tu gli stai dando l'autorità di rimanere nel tuo corpo, come? Con la disubbidienza. Come? Con l'incredulità. Il diavolo già sa, perché sta dentro di te, sta vicino a te. Io non ti vedo, ma lui ti vede, sa quando esci di qui esattamente cosa fai. Ah, vorrei servire il Signore. Sì, me l'hai detto tante volte, ma non lo fai mai. Sai perché? Perché il tuo cuore non è per il regno di Dio. La terra promessa è là, è per tutti. Ma se non decidi di fare il digiuno, se non decidi di cambiare, non sto parlando a 2 persone, a 3 persone, Dio sta parlando singolarmente, sta parlando a tutti, ma vuole la risposta di ciascuno di noi. Giosuè e Caleb hanno risposto sì, hanno dovuto stare 40 anni. Tu vuoi stare 40 anni a soffrire ancora? Perché quello è l'esito. Quello che è scritto nella Bibbia è per ammonirci, è per farci capire. Quanti anni stai? Io sono convinto che ci sono persone qua che sono già anni che aspettano un cambiamento e le cose non cambiano. Eppure Dio dice, chiedetevi sarà dato. Non è un controsenso? Non è come dire Gesù, Dio che adopera le spie? Ma Dio non ha mai adoperato spie, non si è mai servito degli spioni. Lui ha lo Spirito Santo per sapere. Lui ha creato i giganti, sapeva dove ti manda, sa cosa ti aspetta. Lui ti ha preparato quest'anno. E qualora fosse necessario, sai chi chiedere aiuto, giusto? A chi chiedere aiuto? A me? Io sono più fregato di te. Tu devi chiedere aiuto a Gesù. Devi assicurarti che i tuoi piedi sono sulla parola di Dio, perché quando tu credi nella parola di Dio, tu vedi qualcosa che non vedevi. E se tu la vedi, tu la puoi realizzare. Ma se non la vedi, come faccio a sapere chi di voi sta vedendo la stessa cosa che vedo io? Dal tuo sorriso. Dalla tua espressione del viso. Capisco se tu stai vedendo la mia cosa, la mia visione. I tuoi occhi sono il specchio dell'anima. Io non ti posso, io vorrei che tutti vi poteste svegliare, dire amen Signore, ma ognuno deve decidere per se stesso. E stasera Dio sta dicendo, adesso parto, adesso scelgo le persone. Puoi anche venire venerdì e sabato, ma ti dico ancora una volta, se non hai deciso di pagare il prezzo veramente, già arriverai sabato sera che non ti ricorderai nulla, non avrai gioia, avrai stanchezza, e nella settimana dopo
avrei già dimenticato tutto. Ma se tu vieni perché hai deciso e hai aspettative, tu sentirai, come dice la parola, chi confida nell'Eterno acquista nuove forze, novità. Fiumi d'acqua viva sgorgeranno da voi. Non voglio persone che, dai, vieni, servi il Signore, servi il Signore. Fiumi d'acqua viva sgorgeranno da voi. Io ti posso solo dire, per il tuo bene, se ti sei battezzato, è ora che cominci a servire il Signore, è ora che fai il passo di fede. Alziamoci. Chiudi i tuoi occhi. Questa decisione ha a che fare con la terra promessa di Dio. E nella terra promessa di Dio c'è scritto: nessuna malattia ti colpirà, nessuna pestilenza ti colpirà, nessuna carestia ti colpirà, nessun esercito avrà forza su di te, nessuno ti opprimerà, tutto ciò che calpesterai ti sarà dato. E questo parla di benedizioni spirituali, parla di benedizioni fisiche, di soluzioni e benedizioni materiali. Ma nasce tutto dal voler servire Dio. Per questo, tutti coloro che vogliono servire Dio, che hanno compreso la parola, non lo fare perché lo fanno gli altri, perché non otterrai nulla, ti chiedo, vieni avanti stasera. Mettetevi veramente in tre file ben allineate una dietro l'altra. Chi viene avanti si mette alla vicino vicino. Chi ha deciso di cambiare vita, fermo restando che quelle persone che verranno all'incontro dovranno essere persone che sono già battezzate, a parte tre persone che poi parlerò personalmente. Quindi tutti quelli che hanno compreso la parola, anche se stai già servendo il Signore, tutti quelli che vogliono e hanno capito la parola e si impegneranno per il Signore, anche se già lo stai servendo, vieni avanti. Voglio che qui avanti ci siano solo le persone che vogliono servire Dio. So che tutti lo vogliono servire, ma quelli che non si terranno indietro, quelli che sono disposti di pagare il prezzo. Fate una seconda fila, una terza fila, mettetevi ben allineati. Questo vuol dire pagare un prezzo, vuol dire soffrire con il tuo pastore, vuol dire piangere con il tuo pastore, vuol dire obbedire alla parola, vuol dire sottomettersi alla parola, vuol dire decidere di cambiare la vita, vuol dire anche però, io mi vado a prendere l'eredità di Dio, ok? Ma non guardare questo. Bisceglie, i paesi a fianco hanno bisogno di queste persone, hanno bisogno di persone che cambiano